L'olio extravergine d'oliva è un simbolo della cultura italiana e mediterranea, è il simbolo della dieta mediterranea e credo che rilanciare, come si sta facendo qui al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma, i nuovi oli della regione Lazio, le DOP, gli IGP, la capacità dei produttori di darci un prodotto di grande qualità è il vero supporto alla dieta mediterranea. La sfida italiana è una sfida sulla qualità, sull'innovazione, con una forte attenzione alla ricerca che sappia fare innovazione, ma non certo su cibi artificiali, cibi con insetti e una serie di quelli che vengono chiamati, tra virgolette, novel food, che sono rispettabilissimi, ma l'Italia ha investito, da quando io sono stato ministro dell'agricoltura, proprio sui prodotti agroalimentari tradizionali. Oggi ne abbiamo censiti più di 5.000 e siamo il paese che ha la più grande varietà di biodiversità agroalimentare al mondo dal punto di vista proprio della quantità di prodotti, di ricette che abbiamo. Questo è un valore dell'Italia e noi dobbiamo costruire su questo una cultura condivisa che dica sempre sì alla ricerca sulle innovazioni, ma sappia dove l'Italia vuole diventare paese leader e affermarsi, come lo siamo stati nel biologico, come lo siamo nell'agricoltura OGM free, libera da OGM, e la grande soddisfazione che quando la First Lady americana Michelle Obama ha dovuto mettere un orto alla Casa Bianca, ha messo l'orto biologico di Slow Food e non quello OGM della Monsanto. Quindi l'Italia questa sfida la deve guidare, non solo vincere.